Amici del canale Malik Patrick, benvenuti di nuovo in questo video settimanale della serie Samurai. Allora, oggi ci ritroviamo con un nuovo personaggio, come avevo promesso, e ce ne sono molti in realtà da fare, e ero un po' indeciso. Allora, poi ho pensato a un personaggio fondamentale che non ho mai trattato, che mi fu fatto notare una volta tanto tempo fa quando aprì il canale YouTube e sostanzialmente non conoscevo. Come voi sapete, io sono un patito di Miyamoto Musashi, dovrò rifare ovviamente anche un video dedicato totalmente a lui, perché i primi video che girai praticamente erano video che non c'era l'attrezzatura, il format era diverso, e quindi vorrei rifare poi i video con il format corretto. Quindi successivamente potremo parlare sicuramente di Mamoru Musashi, che farò un video proprio biografico, quindi sempre facendo parte della serie Samurai, e poi andando a trattare ovviamente tutte le sue opere, cercando anche di fare dei video più brevi, in modo che possa comunque però arrivare il messaggio in modo corretto. Ecco, quindi facciamo una bella sintesi, soprattutto sul Gorin no Sho, che ci tengo molto perché è un trattato importante per me. Oggi trattiamo un personaggio importantissimo. La volta scorsa abbiamo visto Okazaki Masamune, il famoso forgiatore di spade del periodo Gamakura, e che se non l'avete visto vi consiglio di andare a vedere, e quindi non ve lo preannuncio, il video sta lì caricato. Oggi parliamo di Yagyu Munenori, famoso samurai, famoso servitore soprattutto dello shogun nel periodo dello shogunato Tokugawa, ma un uomo molto importante, è stato per la storia soprattutto del Giappone. Viene ricordato per aver scritto un trattato molto importante, La spada che dà la vita, e viene considerato, diciamo, un po', diciamo così, dalle voci, da chi sento dire, diciamo un po' l'opposto di Musashi, perché no, perché uno fosse più bravo dell'altro, attenzione, perché uno visse una vita, diciamo, prettamente da Ronin, da vagabondo, il quale Musashi, che conoscete, perché la sua vita si basò tutta sul vagabondare, apprendere l'arte della spada, non visse una vita da palazzo, diciamo, mentre Yagyu Munenori fu proprio un personaggio che era diventato addirittura scusate, Atamoto dello Shogun, quindi un funzionario molto importante, un daimyo, quindi ebbe comunque una vita, diciamo, legata al governo stesso. Quindi, a differenza di Musashi, parliamo di un personaggio che era un vagabondo, un personaggio, diciamo, che visse proprio nel pieno dello shogunato Tokugawa, al servizio dello shogun, come figura di rilievo proprio importante per quel periodo. Non vi annuncio nient'altro, quindi ci vediamo tra poco nella serie Samurai con Yagyu Munenori. Eccoci qua di nuovo, amici, benvenuti, grazie ancora per essere qui, grazie per aver supportato finora il canale nella sua crescita. Io vi invito ovviamente a iscrivervi sempre al canale se non l'avete mai fatto, se è la prima volta che accedete e visualizzate i miei video. Il canale è aperto da circa 2 anni quasi, però dobbiamo arrivare ovviamente a raggiungere le 1000 iscrizioni per poter salire e accedere alle nuove funzionalità di YouTube, che ad esempio le live, che sono molto importanti, tante cose che non si possono fare se non si raggiunge ovviamente i 1000 iscritti. Questo ci tenevo molto perché mi fa piacere, anche un obiettivo personale. E quindi comunque il canale è aperto da un bel po' di tempo, pubblichiamo sempre argomenti di arti marziali, shorts, insomma video tutorial, quindi io cerco di dedicare comunque il mio tempo che ho alla condivisione proprio della cultura delle arti marziali. Quindi tutte le persone che finora si sono iscritte, che mi hanno aiutato, io le ringrazio, e mi potete trovare anche su altri canali social, tranne su Facebook, che non ci sono più, quindi magari chi non mi vede più è perché ovviamente ho eliminato totalmente i miei profili Facebook, non mi piaceva più come social, però sono rimasto diciamo su Instagram per non perdere i contatti, e su TikTok mi trovate, e su Twitter, e ovviamente su YouTube. Quindi sono sempre qui, cerco di pubblicare ovviamente con una cadenza anche settimanale di un paio di 2 video. Prima ne facevo un po' di più, ne facevo solo che dopo erano troppi, ho detto cerchiamo di farne un po' di meno. Perché ricordo che aprii il canale quando stavamo nella prima lockdown, quindi stando a casa caricavo video tutti i giorni, e quindi non avevo nulla da fare, poi uno si guardava YouTube, si guardava. Oggi invece, diciamo, un pochino ci siamo ripresi, quindi la gente non sta sempre H24 sui social. Allora, ragazzi, quindi vi ringrazio per tutti coloro che ci vorranno aiutare a crescere sulla piattaforma YouTube. Oggi parliamo di Yagyu Munenori, un personaggio molto importante perché è stato un personaggio del periodo Sengoku,
tra il Sengoku Jidai e il periodo Atsushi Momoyama, quindi siamo a cavallo tra il 1500 e il 1600, e visse ovviamente l'inizio del periodo dello shogunato Tokugawa, che fu una figura di rilievo proprio per lo shogun stesso, quindi fu una figura molto importante, raggiunse il grado diciamo di Adamoto addirittura, quindi un primo vassallo proprio dello shogun. E la cosa importante di Yagimune Mori è che è correlato a Miyamoto Musashi, perché a parte il fatto che hanno vissuto lo stesso periodo storico, però diciamo sono legati dalla stessa figura che è Takuan Soko, che è il maestro spirituale per quanto riguarda Musashi, e che si dice che lui abbia poi incontrato realmente, anche se le fonti poi non sono molto chiare. E ovviamente amico e maestro anche, sempre a livello spirituale, di Yagimune Mori, ok? Che c'è più correlazione che si possano essere conosciuti Yagimune Mori e Takuan Soko di quanto sia correlato il fatto che si siano conosciuti Musashi e il maestro Takuan Soko, ovviamente. Però comunque nei trattati che hanno lasciato, sia il Gorin no Sho che il libro della spada che dà la vita di Yagimune Mori, ovviamente la filosofia con cui sono scritti i concetti della loro scherma, eccetera, eccetera, è prettamente di fondazione Zen, quindi comunque ci sono delle influenze proprio chiare di Takuan Soko in entrambi, ovviamente, questi personaggi. Soltanto che hanno vissuto due vite totalmente opposte, perché Musashi fu, come dicevo nell'introduzione, fu un Ronin, e lo fu fino alla morte. Solo un periodo fu samurai, quando poi il signore... il signore che aveva conosciuto Tadatoshi lo servì per un periodo, poi morì e continuò la sua vita da Ronin, però non visse mai una vita come non ebbe mai un rilievo importante come Yagimune Mori per quanto riguarda il governo, che lui fu un personaggio poi alla fine di spicco governativo, Yagimune Mori, al contrario di Musashi, che fu un vagabondo qualunque che andava in giro a far duelli e mettendo in gioco se stesso, la sua vita, per accrescere la via della spada. Però se andiamo a leggere i trattati, ovviamente sono molto simili, sono anche se Munenori si basa molto su un concetto di disciplina e di ordine, ok, diciamolo così, mentre Musashi è un po' più per una spada, diciamo, una scherma da sopravvivenza, quindi una via, diciamo, senza regole, ecco, diciamolo così. È questo che crea questa opposizione tra questi due personaggi. Mi ricordo perché Munenori mi fu accennato tanto tempo fa quando aprì il canale YouTube, perché io trattai Musashi come primo personaggio, mi disse no, perché questa persona preferiva, diciamo, Munenori in quanto a personaggio storico, ma perché molti non gradiscono il fatto che Musashi sia sempre stato un Ronin, e sapete, la figura del Ronin non è ben vista in Giappone, quindi tanto è vero che se tu ne parli magari lo esalti molto, viene sempre un po' visto, diciamo, come un personaggio ribelle, rivoluzionario, che ha sempre sfidato i personaggi, ha vinto sempre con l'inganno, quindi comunque è sempre stato un personaggio che, secondo me, al mio punto di vista, ci atteneva al 100% ai concetti dell'arte della guerra. Però questo non si può denigrare, perché dipende un pochino da pure noi come viviamo le nostre vite. Questo perché molte persone esistono nel mondo, ragazzi, persone che sono più dedite a seguire le leggi e persone più dedite ad essere un po' più rivoluzionari, a non seguire al 100% totalmente le leggi imposte ovviamente poi da un governo, da quello che volete, insomma. Quindi qui è anche una questione politica. E quindi questi personaggi sono legati dallo stesso personaggio, dallo stesso maestro, ma divisi da una posizione, secondo me, questo è un mio pensiero, secondo me politica totalmente differente. Andiamo a vedere un attimino Munenori, poi parlerò successivamente in qualche video successivo sempre della serie Samurai di Mamoto Musashi, così avete modo di cercare di capire la differenza tra questi due personaggi. E puntualizzo, io sono molto fan di Musashi, come voi sapete, però da quando ho cominciato a girare la serie Samurai ho cominciato a conoscere anche tanti altri personaggi, quindi comunque poi alla fine la mente si allarga, e mi ritorna in mente una frase che mi disse il mio maestro: non rinchiuderti soltanto sul pensiero di Miyamoto Musashi, anzi ampliare la tua mente, perché nonostante sapesse che io ero molto appassionato, fan, diciamo, di questo personaggio e di questo spadaccino, questo maestro, per me è un maestro, non ti devi fermare ovviamente solo a lui, perché ci sono tanti altri personaggi, tante altre persone che nella storia della scherma o delle arti marziali hanno fatto un percorso molto importante, e c'è da apprendere da tutti.
anche perché se mi fissassi su Musashi tradirei il suo insegnamento, che dice non fermarti a fare una cosa sola, ma cerca di studiare da più punti di vista. Quindi comunque bisogna sempre avere gli orizzonti allargati, e questo è il fondamento proprio importante. Quindi allora parliamo oggi di Yagyu Tenori. Chi era? Yagyu Tenori fu un grandissimo spadaccino e maestro di spada che visse nel periodo Atsushi Momoyama e il periodo Sengoku Jidai e l'inizio ovviamente dello shogunato Tokugawa. Fu fondatore dello stile Yagyu Shinkage Ryu, uno stile antico di Koryu giapponese che apprese direttamente dal padre, Yagyu Sekisushi Muneyoshi. Allora, lo stile Shinkage Ryu era uno degli stili ufficiali dello shogunato Tokugawa, uno dei due, l'altro era Little Ryu. Per chi magari se lo chiede poi ci farò un video, però se vi cito Ono Little Ryu, per chi conosce la scherma antica giapponese, era diciamo fu la base della scherma antica del Kenjutsu, si chiamava Ono Little Ryu, che diciamo sono state un po' diciamo le matrici da cui poi si sono evoluti tutti quanti gli stili. Tenori nasce nel 1571 nel villaggio di Yagyu, nella provincia di Yamato. Quinto di cinque figli, lui studiò lo stile dello Shinkage Ryu fino a raggiungere la completa maestria, studiando con Nobutsuna Kamizumi nel 1565. Quindi comunque divenne proprio un insegnante di spada, un maestro di spada. In quell'anno suo padre perse il feudo, perché praticamente fu fatta diciamo una ispezione governativa chiamata Taiko Kenchi. Sicuramente sarebbe una ispezione catastale che veniva fatta all'epoca per controllare i possedimenti dei vari feudi, e gli furono trovate diciamo delle risaie nascoste, al che praticamente lo shogun abbia a revocare al padre il titolo ovviamente di daimyo e ovviamente gli confisca il feudo con tutti i suoi beni. Tuttavia nel 1594 loro continueranno a servire lo shogun Tokugawa. Tenori si distinguerà nella battaglia di Sekigahara per valore, quindi partecipando alla battaglia e vincendo, quindi lotta insieme nella fazione di Ieyasu, e ovviamente poi riceverà come onorificenza come tutti gli altri generali che poi hanno combattuto per lo shogun, il grado di daimyo, quindi comunque gli viene restituito diciamo un feudo che era poi l'ex feudo che apparteneva al padre, che gli fu confiscato. Oltre a quello ricevette anche il compenso di 2000 koku. Per chi non si ricorda cos'è un koku, un koku era un quantitativo di riso che serviva a sfamare una persona per un anno, quindi comunque erano dei territori, delle risaie, insomma parecchio terreno, quindi gli vengono restituiti diciamo tutti i possedimenti che il padre aveva perso gli anni prima, e quindi diciamo diventa, e qui inizia la sua carriera poi di feudo e di vassallo dello shogun. Il feudo che gli viene restituito era lo stesso feudo, come dicevo, del padre nella città di Yagyu, quindi comunque dove lui era nato. Nel 1601 diventa istruttore di spada di Hidetada Tokugawa, che sarebbe il figlio dello shogun, e che poi diventerà il secondo shogun negli anni a venire, fino a continuare il suo ruolo di maestro d'armi fino a Tokugawa Ieyasu, quindi comunque il suo ruolo di feudo, ma oltre a quello maestro d'armi proprio dello shogun, continuerà fino alla terza generazione diciamo ecco di Tokugawa. La cosa importante di Tenori è che proprio la sua bravura nell'arte della spada lo hanno fatto guadagnare proprio il diritto di salire sempre di più di grado e diventare un personaggio di rilievo proprio per lo shogun in quel periodo. Combatte nell'anno 1515 per lo shogun Hidetada Tokugawa, quindi le ultime diciamo rivolte e battaglie che c'erano per placare ovviamente gli animi ribelli del paese. Nell'anno successivo un suo amico Nomori Sakazaki tenta di fare una ribellione, ok, allo shogunato che aveva preso ormai pieno potere, e gli fu detto praticamente a Tenori di dissuadere il suo amico, che era un suo amico proprio personale, a fare questa rivolta. Ovviamente la rivolta sarebbe stata sedata se il suo amico si sarebbe stato ucciso sostanzialmente. Quindi, nonostante questo, Tenori riesce a persuadere il suo amico a non ribellarsi, sostanzialmente, e nonostante comunque avesse potuto fare gli interessi del governo togliendolo di mezzo, eliminandolo, comunque qui si vede già il personaggio, proprio la persona retta, che comunque nonostante dovesse seguire le leggi governative che gli erano imposte,
comunque si dimostra di un animo umano, ok? Perché comunque, infatti, questo personaggio, questo suo amico poi morirà. E lui che fa? Fa un gesto molto importante. Prende praticamente lo stemma di famiglia di questo Namanori e lo associa al suo stemma Yagyu. Quindi il suo stemma Yagyu andrà a fondersi con lo stemma di questo personaggio ribelle. Questo perché? Perché Nomori praticamente, il fatto di Nomori gli rimarrà, non rimarrà segnato per tutta la vita, perché comunque era un suo amico. Quindi, come vedete, dicevo, il personaggio di Munenori era un personaggio che è dedito sì al rispetto delle regole, ok? Di far rispettare le regole imposte dal Bakufu, che poi era il governo militare che si era installato all'epoca. Però allo stesso tempo mantiene quel suo tratto di umanità, ok? Quindi se poteva evitare, diciamo, di uccidere, lui evitava. L'unica uccisione certificata che ci sono state è quando ha servito lo Shogun Hidetada nel 1615, dove è certificato che lui, andando sul campo di battaglia, abbia combattuto e ucciso come doveva fare, insomma, perché era una situazione di sopravvivenza. Però se lui poteva evitare, evitava. Infatti il suo trattato poi, specialmente nel secondo capitolo, si parla di questo. La sua fama continua, perché comunque, continuando a lavorare per lo Shogun, a essere maestro d'armi e lavorare bene, la sua fama continua a crescere. Quindi, guadagnandosi la fiducia dello Shogun, nel 1629 viene proclamato governatore di Tajima, mentre nel 1632 diventa ispettore generale per il Bakufu. Come dicevo, il Bakufu era il governo militare che si era instaurato con lo shogunato Tokugawa, quindi comunque lui diventa il capo, diciamo, il sovrintendente che doveva sovrintendere a tutti quanti i feudi che facevano parte del governo. Questo poi lo porteranno a diventare ovviamente Atamoto, quindi uno dei primi ministri molto 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 vicini allo Shogun, anzi il primo più vicino allo Shogun. Ovviamente questo salto di qualità, questo salto di grado gli fece anche aumentare lo stipendio, quindi arrivò a guadagnare addirittura 10.000 koku, quindi tantissimo, diventò proprio un personaggio di spicco per quanto riguarda il governo dello shogunato Tokugawa. Questo gli permise di imporre il dominio Yagyu nella provincia di Yamada, dove lui era nato praticamente, e aumentando il suo stipendio fino a 12.500 koku, quindi comunque la provincia dove c'era il suo villaggio di Yagyu diventò totalmente un dominio proprio di Yagyu Munenori. Era padrone assoluto di quella provincia là. E poi ovviamente assunse la carica di Atamoto, come avevo detto, che era il vassallo proprio più vicino allo Shogun. Sempre nello stesso anno, 1632, completò la sua opera di cui parlavamo prima, ovvero lo Yoho Kadensho, che sarebbe il trattato scritto da Yagyu Munenori, conosciuto ovviamente con il nome di La spada che dà la vita. Allora, un libro molto importante che si divide in tre capitoli. Il primo capitolo, La spada che dà la morte, dove spiega veramente come va utilizzata la forza come rimedio nel caso di disordini o di caos. Quindi in questo caso è l'unico capitolo dove Munenori spiega che in questo caso va usata la violenza, ok? Per ripristinare brevemente l'ordine. Il secondo capitolo, che prende poi alla fine il nome del titolo del libro, che è La spada che dà la vita. Qui si focalizza molto sulla prevenzione dei conflitti, ok? Come prevenire proprio il conflitto, come non arrivare o cercare di evitare di arrivare al conflitto, come vincere senza sostanzialmente combattere, che poi è un po' la filosofia che penso che per chi faccia arti marziali ha sentito talmente tante volte che ormai penso se l'ha imparata a memoria da Bruce Lee, da Musashi, insomma da tanti altri personaggi. Quindi questo concetto di vincere senza combattere è prettamente proprio una perla di filosofia zen, quindi comunque la troverete in tanti concetti, contesti zen, buddisti, eccetera eccetera, da vincere senza combattere, anche nell'arte della guerra proprio. Fino ad arrivare al terzo capitolo, che è la non spada, e qui si riallaccia al concetto delle tre conquiste dell'arte della spada, no? L'assenza della spada nella mano e nel cuore, l'uomo della spada in pace col mondo. Però qui è spiegato un po' in modo diverso. Spiega come principalmente, sempre legato quindi al concetto zen, come l'utilizzo della strategia, ecco che il trattato si chiama Yoho, ok, no? L'utilizzo della strategia porta la persona, lo spadaccino in questo caso, a utilizzare anche il contesto che è intorno a noi, ovvero l'utilizzo delle risorse dell'ambiente a proprio vantaggio, quindi un terreno scosceso potrà diventare uno svantaggio per l'avversario anziché per me. Il concetto del tempo, del ritmo, il concetto di un terreno in discesa o in salita, un concetto di come un sasso potrà diventare un intralcio per poter ribaltare il duello a mio favore. Quindi qui è un contesto di cercare l'armonia con l'ambiente circostante che ci circonda e sapersi adattare a qualsiasi tipo di situazione. Quindi qui non si tratta più di scherma, si tratta di filosofia legata ovviamente alla scherma.
e su questo si rilancia molto il pensiero poi di Musashi nel Gorino Show. Sono due trattati ovviamente diversi, perché comunque come vedete il trattato di Munenori è un trattato anche politico, ok, mentre quello di Musashi è prettamente legato alla sopravvivenza, alla scherma, quindi c'è un concetto anche diverso di scherma, se poi farò il Gorino Show insomma non li parleremo. E questo comunque è molto importante, quindi questo anno comunque concluse quest'opera che è comunque una pietra miliare conosciuta in tutto il Giappone. Ovviamente arriviamo al punto importante dove la figura di Takuan Soko ha influito molto sulla vita e sulla scherma e anche sulla filosofia di Yagi Munenori, così come per Musashi. Qui c'è un, come dicevo all'inizio, c'è un po', argomentiamo un attimino, perché vediamo due personaggi distinti che hanno vissuto due ruoli distinti, differenti. Un personaggio è stato una Takamoto, addirittura un vassallo dello Shogun, e un altro personaggio è stato un vagabondo che andava in giro a sfidare le persone per mettere alla prova e conoscere sempre di più e approfondire il suo percorso nella via dell'arte della spada. Allora, Takuan Soko, ci sono stati ovviamente dei riferimenti storici che Takuan Soko e Yagi Munenori fossero veramente amici, quindi si conoscessero. E non ci sono queste fonti storiche per quanto riguarda Musashi, nonostante i racconti lo dicono che lui abbia conosciuto Takuan Soko, abbia avuto l'ispirazione per la non mente, eccetera, eccetera. Però cenni storici non ce ne sono stati. Mentre Munenori effettivamente qualche cenno storico c'è, tant'è vero che quando poi lui morirà ci sarà Takuan Soko come sommo sacerdote nel tempio in cui lui viene seppellito. Però purtroppo non ci sono, la storia racconta che comunque Musashi l'abbia conosciuto, anche perché la sua filosofia si basa è molto simile a quella Zen, quindi da qualche parte la mente abbia appreso questi concetti della non mente. E quindi li paragona con entrambi, si dice nella diceria, allievi di Takuan Soko, quando in realtà magari Takuan Soko era soltanto un conoscente, un amico, insomma. Una persona, era un monaco, insomma, che non era uno spadaccino, non faceva parte del circolo degli schermitori, insomma. Però influì molto il suo pensiero Zen, perché comunque voi sapete che Musashi combatté la sua prima battaglia, la prima vera e propria battaglia fu la battaglia di Shikihara. La fazione di Musashi perse, ricordiamo che Munenori fu nella fazione che vinse, Musashi fu nella fazione che perse, e Musashi era uno sconosciuto, era uno che andava in giro. Il suo nome fu conosciuto dopo che comunque sconfisse tutti quanti gli altri gli spadaccini importanti, a partire dalla famiglia Yoshoka fino ad arrivare al personaggio principale uno degli spadaccini più forti, che era Sasaki Kojiro, che perse con Musashi. Ora, le circostanze delle vittorie di Musashi, molte persone ne discutono sempre, perché dice sì, attaccava quando l'avversario era nervosito, faceva nervosire, arrivava in ritardo, cioè insomma, ci sono, per capire un po' la verità, perché poi la leggenda ha preso piede, bisognerebbe tornare, prendere la macchina del tempo e tornare indietro nell'epoca. Però comunque sta di fatto che l'ingegno è anche quello nel campo di battaglia. Ora, ovviamente Munenori parla molto di un concetto di diligenza, come vedete anche nell'atteggiamento, di precisione, di ordine. Musashi è tutto fuori regole, quindi anche la scherma di Musashi è una scherma fuori regole. Infatti la Nitenichi Ryu, lo stile di Miyamoto Musashi, è totalmente diverso dallo stile dello Shinkage Ryu. Come vedete sono due stili diversi. Ora, questi personaggi non si sono mai confrontati, quindi non sapremo mai quale stile è meglio dell'altro. Io personalmente vi dico che non esiste lo stile migliore, nonostante io faccia il Kenjutsu Jin, che è il mio sistema poi di arti marziali, vi dico non c'è uno stile migliore. Dipende dalla persona, dal livello mentale della persona, quindi comunque secondo me Miyamoto Musashi e Yagi Munenori, sono due personaggi importanti, hanno fatto due percorsi totalmente diversi, però c'è l'influenza Zen comunque in entrambi le scherme, in entrambi i concetti di scherma, sia sul Gorino Show, il libro dei cinque anelli, che il libro di Munenori, La spada che dà la vita, sono specificati concetti molto simili, ok? Magari quelli di Musashi sono un po' più adatti a un duello effettivamente per sopravvivenza, quindi non ci stanno molte regole, spiega come attaccare lo spirito del nemico, come attaccarlo con violenza, come cercarlo di farlo cedere. Munenori parla invece, lega al suo concetto di spada, di scherma, molto anche a livello politico, cosa che ovviamente non fa Musashi, quindi è questa la differenza. Però in queste questi trattati, che sono comunque di matrice
opposta sono legati sicuramente dal concetto della filosofia zen di Dakon Soho, perché comunque il capitolo finale di Murenori parla della non spada, ok? Il libro finale del Gorin no Sho è il libro del vuoto, parla del, anche lì è un concetto simile, quindi magari sì, il primo parla della forza per dosare, il libro di Murenori, per dosare praticamente, per dosare l'ordine, il disordine. Musashi invece sul primo spiega concetti, mette in rilievo le differenze tra le scuole, mette in rilievo ovviamente la, l'importanza che cos'è l'eio, spiega nel libro dell'acqua i concetti di come è la scherma vera e propria, dei movimenti, quindi il concetto di combattere con due spade, e nel libro del fuoco spiega come attaccare con la mente, insomma con lo spirito, no? Con l'intensità, quindi comunque è tutto un concetto di scherma legato alla sopravvivenza, perché Musashi fece molti duelli, fece. Ora, Murenori non lo so quanto ha combattuto, tanti dicono sì, era un forte spadaccino. Rimane tutto sempre comunque nell'alone, diciamo, del mistero, e questo è il bello di questi personaggi, poi, secondo me. Quindi ricordiamo che uno fu un Ronin e l'altro fu un personaggio che servì come daimyo l'imperatore. Quindi parliamo di un personaggio che rispettava tutte le regole, viveva secondo le regole imposte ovviamente dallo shogunato, e un personaggio che viveva fuori le regole e viveva la sua vita a modo suo, insomma. Ecco perché la torta Musashi è mal visto, perché proprio dicevo questo, perché purtroppo per persone che comunque si tratta qua di atteggiamenti di persone che amano molto seguire le regole, non vedono bene quelli coloro che sono un po' più ribelli. Questa è una situazione anche molto attuale, quindi ecco, c'è anche questo da dire, perché anche oggi viviamo questa realtà dove ci sono persone che non amano stare nella cerchia delle regole, perché le regole magari a volte sono restrittive, ci fanno stare male, ci fanno vivere secondo non la nostra, che non è la nostra natura, quindi qui c'è Don Marco Aurelio, mentre altre persone si adattano a seguire tutte le regole. Senza regole magari non ci sanno stare, non riescono a sopravvivere, hanno bisogno di seguire delle regole, quindi questo è un po' l'atteggiamento vita di modus di vita delle persone, che purtroppo non possiamo cambiare, questo ognuno di noi è fatto a modo suo. L'importante è avere sempre rispetto dell'ambiente, di quello che ci circonda, e rispettare ovviamente il modo di essere degli altri, perché io ovviamente, che per tizio sono una persona filo Musashi, che amo non utilizzare molto le regole, perché non mi piace, sporare, uscire fuori dalle regole, però nonostante io esco fuori dalle regole, rispetto delle regole generali, perché esistono delle regole che sono dei fondamenti generali per tutti, no? Per la convivenza, eccetera, eccetera. L'eccessivo regolamento, il troppo, l'eccessivo ordine, eccetera, eccetera, ecco, quello non fa per me, perché non fa parte della mia natura, per come sono io, perché mi piace stravolgere, perché un eccessivo regolamento, ovviamente, delle eccessive regole portano ovviamente anche a uno schema, a una chiusura, e quindi di conseguenza si tende sempre a rimanere poi entro quella cerchia. Quindi questo è ovviamente un atteggiamento che dipende da persona a persona, però nonostante questo rispetto chi decide di vivere secondo tutte le regole, chi non si muove per dire senza le leggi, bene, scegli di far così, ma l'importante è che mi lasci vivere la mia vita secondo le mie esigenze. Questo è un fondamento molto importante, ragazzi. Onenori ovviamente poi morirà nel 1646, e dopo aver completato le sue opere, all'età di 76 anni. Fu seppellito nel tempio di Otoku-ji, situato in Yagyu Shimocho, nella città di Nara, dopo che, come avevo detto prima, aveva invitato il suo amico Dakon Soho come sommo sacerdote. Quindi effettivamente Dakon Soho e Onenori si sono effettivamente conosciuti. Nella sua vita ebbe 4 figli: Mitsuyoshi Yago, il primo che cito, e ricordato anche come lo spadaccino con un occhio solo, poiché perse l'occhio in addestramento col padre. Munenori per sbaglio lo ferì con la spada a un occhio mentre tentava di fare una tecnica molto importante, Tsukikage no Tachi, ovvero che significa spada dell'ombra della luna. Con questa tecnica ovviamente il figlio perse l'occhio, però fu un grandissimo spadaccino, che anche lui ovviamente servì ovviamente a lo shogun. Poi Tomonori Yagyu, che ottenne il favore dello shogun Iemitsu, però morì prima del padre, e Munefuyu Yagyu come terzo figlio spadaccino, che ovviamente successe al fratello, e ovviamente diventando istruttore di spada sempre al servizio dello shogun anche lui. E infine Jisen Retsudo, che diventò sacerdote massimo del tempio di Otoku-ji, che era il tempio di famiglia della famiglia Yagyu. Onenori viene ricordato come uomo retto, dedito alla disciplina, uno dei più grandi spadaccini dell'epoca, a cui molti uomini
fecero affidamento anche per consigli, per la saggezza stessa che aveva e soprattutto come persona di notevole coraggio. Quindi comunque è stato un punto fondamentale proprio per il governo dell'epoca, per la società stessa, e addirittura tante persone dicevano, quando dopo la morte ovviamente di Munenori, chissà come avrebbe fatto Munenori quando c'erano dei problemi ovviamente da risolvere. Quindi fu un personaggio di spicco proprio, molto importante per tutto quanto il Giappone. Nella cultura di massa Munenori viene ricordato comunque perché ci sono stati dei film vecchi dove comunque lo rappresentano e rappresentano il personaggio stesso. Non ci sono tanti videogiochi dove c'è, però c'è un manga, un anime scusate, che si chiama Basilisk, dove proprio c'è la figura di Hajime Munenori come samurai. Quindi un manga sicuramente, ho visto, sono giapponese, sicuramente che i manga sono giapponesi, e americano, non c'è una traduzione in italiano, quindi comunque non sono mai forse arrivati in Italia perché non hanno preso molto piede, però lì è rappresentato proprio Hajime Munenori, quindi un personaggio di spicco e che comunque nella cultura di massa è presente in qualche anime, e ovviamente viene visto come l'opposto, diciamo, nella cultura di massa di Musashi, perché ripeto, uno era un vagabondo e l'altro era un personaggio, diciamo, di governo, proprio un personaggio retto, dedito all'ordine, dedito alle regole, mentre ovviamente Musashi era tutto fuorché dedito all'ordine e dedito alle regole, era fuori tutte le regole. Ragazzi, il video finisce qui, è stato molto interessante conoscere ovviamente questo personaggio che mi fu accennato, ripeto, tanto tempo fa nei vecchi video, non accennato nei video, ma mi fu scritto in privato perché avevo fatto il trattato di Musashi. Si vede a questa persona non gli piaceva tanto Musashi, perché dice: io preferisco Munenori come personaggio che visse lo stesso periodo, ma perché evidentemente quella persona non amava personaggi vagabondi o fuori legge, diciamo, come Musashi. Sta di fatto che lo Yoho Kadensho scritto da Munenori è un trattato di fondamentale importanza, perché comunque allo stesso modo Imamoto Musashi parla di concetti di filosofia legati alla non mente, quindi che provengono sicuramente da Taro Matsuomo. Viste in ottica diverse, io suggerisco sempre di studiarli tutte e due, perché comunque sono molto importanti, perché poi ovviamente il percorso marziale lo facciamo noi, quindi non è che dobbiamo scegliere se seguire Munenori o se seguire Imamoto Musashi, dobbiamo seguire semplicemente noi stessi, la nostra natura e quello che nel nostro sistema di arti marziali, come si evolve, noi lo scopriamo passo dopo passo, quindi non possiamo prestabilire la nostra mente e dire: ah, io faccio Munenori, seguo solo Munenori e faccio solo quello perché quell'altro non mi piace. Ecco, questo secondo me è un concetto sbagliato, perché poi ci ferma, ci blocca a uno schema dove non se ne esce più e rimaniamo sempre a fare le stesse cose. Mentre io dico sempre, addirittura io mi sono messo in gioco, il mio concetto di essere amante di Imamoto Musashi, dico: fammi conoscere anche altri trattati, perché dico, magari altre cose, magari è un punto diverso di vedere le cose e può ampliarmi la mente. Allora, in questo caso, per esempio, essendo fan allievo spirituale di Imamoto Musashi, seguo effettivamente il suo ragionamento, perché lui diceva sempre: imparate comunque da tutti, imparate. Quindi questo non significa che imparate da tutti, però c'è quelli che so l'opposto mio, non voglio saperne niente, perché altrimenti comincia a fare delle selezioni e non se ne esce più. Quindi invece, anche se era un personaggio che Munenori seguiva le regole, faceva uno stile diverso, perché comunque combatteva lo Shinkageryu, sicuramente è uno stile di spada che tende a molto non essere invadente come quello di Musashi, però magari ha dei punti forti perché è uno stile diverso. Ci tengo a precisare un'altra cosa, poi chiudo il video, che lo stile Shinkageryu è uno stile di spada, per quello che avevo ascoltato dall'intervista di un maestro giapponese proprio molto importante, proprio uno degli ultimi eredi dello stile. Lo Shinkageryu si basa molto sull'attendere la mossa dell'avversario, questo aveva detto lui: noi aspettiamo molto la mossa dell'avversario fino a poi fare il contrattacco. Lo stile di Musashi è totalmente diverso, attacca prima ancora che l'avversario si muove, quindi fa degli attacchi preventivi molto violenti. Quindi, come vedete, è per questo che uno è legato al concetto della spada che dà la vita, no? Perché la Yoga Densho parla proprio di questo, non cerca di evitare del possibile, nel secondo capitolo, di uccidere, di prevenire il conflitto. Quindi il concetto dello Shinkageryu, magari, che è lo stile di Munenori, si basava soprattutto sul non ferire o cercare di prevenire il conflitto, mentre Musashi previene il conflitto attaccando. Ok, quindi è uno stile molto violento, però legato anche a un concetto diverso
ha uno stile soprattutto di vita diverso, perché Musashi facendo il vagabondo, quindi vivendo per strada sostanzialmente, quindi frequentando diciamo i bassi fondi, era anche a contatto con quotidianamente con personaggi poco raccomandabili, anche tra i Ronin, i Ronin erano mercenari, quindi comunque di solito era molto facile mettere a rischio la propria vita, quindi è naturale che lo stile di spada di Musashi diventa uno stile legato alla sopravvivenza, quindi basato molto sulla violenza, sull'attacco, sull'attacco preventivo, sull'inganno, e quindi la forma diventa un po' una non forma, e questo porta i due personaggi ad essere ovviamente divergenti. Però di base, la filosofia di base, che è legata comunque al concetto della non mente da Konsoko, è fondamentale e è la stessa per tutti e due. Vi ringrazio, quindi amici, niente, il video finisce ovviamente qua, scusate se mi sono prolungato un po', ma ci tenevo perché sono dei personaggi importanti, anche Musashi mi prenderò qualche minuto in più quando lo farò. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete fatto, mettete like, commentate anche il video, mi fa piacere se ovviamente fate un commento costruttivo, per se magari i video sono noiosi, se volete che tratto altri argomenti, eccetera eccetera, ve lo dite, me lo scrivete, e io continuerò a fare la serie Samurai, ma perché altro per cosa personale, perché con queste ricerche si stanno ampliando la conoscenza, quindi ho anche modo di vedere personaggi che non avevo mai conosciuto, eccetera eccetera. Ovviamente io vi consiglio di andarvi a vedere la serie dal primo video, e un po' per volta, insomma, tanto li lascio caricati nella playlist, quindi non potete perderli, e quindi, come dicevo, ho un modo di studiare e conoscere sempre cose che non ho mai visto sostanzialmente, quindi più li sto leggendo e più mi sto appassionando sostanzialmente alla storia del Giappone. Peccato che non sono mai andato a studiare effettivamente all'università e approfondire, perché se tornassi un po' indietro, anche se c'è sempre tempo, sicuramente è una scelta che farei, perché comunque è una storia molto interessante, soprattutto poi non per quanto riguarda la storia del Giappone stesso, ma per quanto riguarda proprio i personaggi tipo questi qua, perché sono legati ovviamente a ciò che faccio, che sono le arti marziali, quindi normale, un artista marziale vede le arti marziali. Però comunque, siccome il Giappone, il concetto delle arti marziali è un concetto che, ad esempio, non solo nel Giappone le arti marziali sono universali, ragazzi, però fanno parte della filosofia di quella terra, come magari nella Cina oppure negli altri paesi orientali, sicuramente li troveremo legati in tanti altri contesti, che può essere la cucina, ad esempio la cucina giapponese, l'arte del tè, la filosofia, la scultura stessa, quindi comunque la pittura, quindi ritroviamo tante cose legate comunque una con l'altra con il concetto delle arti marziali. Questa è una cosa molto bella, quindi comunque è importante cercare di capirlo. Vi saluto, amici. Saluto a tutti quanti, da Malik Patrick, ci vediamo mercoledì col prossimo video, dovrebbe essere video tecnico, vediamo un po' se riesco a girarlo, perché come ho detto ho avuto il Covid e speriamo che siamo negativi domani, perché c'è il test, sto bene ovviamente, la bomba, ho fatto la cura, mi sono curato per bene, quindi se riesco girerò subito il video per mercoledì della quarta lezione di Kenshudo Jin, e ci vediamo direttamente alla prossima puntata di Samurai. Salve a tutti!